papà e mamme, nonni e nonne, figli e nipoti, tutti, tutti chiamati a trovare nella famiglia il compimento dell'amore. La grazia di Dio aiuta ogni giorno a vivere con un cuore solo e un'anima sola. Anche le suocere e le nuore. Nessuno dice che sia facile. È come preparare un tè. È facile far bollire l'acqua, ma una buona tazza di tè richiede tempo e pazienza. C'è bisogno di lasciare in infusione. Così, giorno dopo giorno, Gesù ci riscalda col suo amore, facendo che in modo che penetri tutto il nostro essere. Prima che finisca la giornata, fare la pace. Perché se non fai la pace, il giorno dopo, la guerra fredda del giorno dopo è molto pericolosa. Tante volte forse tu sei arrabbiato e sei tentato di andare a dormire in un'altra stanza, solo e appartato. Semplicemente bussa alla porta e di: per favore, posso entrare? Quel che serve è uno sguardo, un bacio, una parola dolce, e tutta ritorna come prima. Dico questo perché quando le famiglie lo fanno, sopravvivono. Non esiste una famiglia perfetta. Senza l'abitudine al perdono, la famiglia cresce malata e gradualmente crolla. Perdonare vuol dire donare qualcosa di sé. Gesù ci perdona sempre, con la forza del suo perdono. Anche noi possiamo perdonare gli altri se davvero lo vogliamo.